Ciao a tutti, Ciccio Fappi Aspiranti Idol. So che vi ho abituato a vedere con sospetto ogni episodio e ogni PV di Love Live Sunshine, tirando fuori dal cilindro le teorie più disparate. Ma oggi siamo qui per parlare di qualcosa di più leggero. La storia raccontata in Happy Party Train, a mio avviso, è solo una semplice storia. Una storia di amicizia. La tematica del PV può essere sicuramente riassunta in quella del viaggio. Il treno è sicuramente il mezzo che incarna più emblematicamente l'esperienza del viaggio in completa autonomia. A molti di voi sarà capitato di fare il primo vero e proprio viaggio da soli, probabilmente in treno, magari per raggiungere il liceo. Personalmente collego il treno all'emozione del viaggio, della scoperta, ed anche il testo si riferisce più volte a questa tematica del viaggio e dell'emozione. Ma il treno, nell'immaginario comune, non significa solo questo. Simboleggia anche le occasioni della vita. Quante volte avete sentito dire «ci sono treni che passano una sola volta nella vita» riferito alle occasioni da prendere al volo? Ed è proprio questo il punto centrale del video. Kanan all'inizio sul treno è da sola, ma ad un certo punto comincia ad essere popolato dagli altri membri delle Aqua. Questa scena rappresenta fedelmente l'evoluzione di Kanan all'interno della trama della serie televisiva dove, dopo un iniziale rifiuto alla proposta di Chika, gli si presenta davanti l'occasione di poter far parte delle Aqua. Quello è per Kanan il treno che passa una sola volta nella vita, un treno che lei ha deciso di prendere per viaggiare in compagnia e non più da sola. Poco dopo, improvvisamente i binari del treno subiscono una deviazione, prendendo una direzione inaspettata, il cielo. Un'altra bellissima immagine che esprime un'idea molto potente di amicizia. Dopotutto, ma cosa importa se la destinazione è cambiata? L'importante è affrontare il viaggio con la giusta compagnia. All'arrivo di Kanan, le altre ragazze sono pronte ad accoglierla. Le ragazze, in completa e totale sintonia con lei, avevano sentito come qualcosa nell'aria, una sensazione che preannunciava il suo arrivo in stazione. Un tipo di legame che va oltre la mera presenza fisica, capace di captare la presenza dell'altra persona anche a notevole distanza. La storia si conclude con una Kanan macchinista da sola sul treno. Essa guarda la Kanan a terra, sorridendole. Forse, in un universo parallelo, Kanan ha deciso di prendere da sola quel treno, facendo una scelta differente, di cui si è amaramente pentita. Guardando quella Kanan a terra, che ha fatto la scelta giusta decidendo di entrare a far parte delle Aqua, non può che sorridere. Ho usato i miei poteri mentali per costringere Link Troll a creare questo video, quindi lo ritengo di mia proprietà. Per questo motivo, vorrei dedicarlo ad Anna Maria. Non solo ieri era il suo compleanno, ma in generale è anche una delle poche persone con abbastanza sale in zucca da aver capito che sono il miglior personaggio della serie, Agagagaga. Umi puttana umi puttana umi puttana.